perché un libro sulla disabilità? Perché ho sentito il bisogno di riflettere tanto sulla disabilità, considerandola in una prospettiva che è quella che ci vede tutti potenzialmente diversamente abili o diversamente disabili. Esiste una disabilità con cui siamo abituati a fare i conti, che molte volte comincia con l'infanzia, con patologie rare che toccano i bambini, che toccano il loro processo di crescita e di sviluppo, ma esiste poi una disabilità alla quale andiamo incontro tutti anche semplicemente con l'età. Oggi come oggi siamo tutti destinati a superare la soglia dei 90 anni e non è che possiamo superare questa soglia senza trascinarci dietro difficoltà. Per alcuni toccano la capacità di vedere, la capacità di sentire, ma per tutti toccano proprio una sorta di disabilità che in qualche caso può compromettere la nostra autonomia. Quindi il libro vuole essere una sollecitazione a ragionare in termini dei diritti della disabilità, di superare la logica puramente sanitaria, di includere quella che è una logica sociosanitaria nella consapevolezza che la disabilità si manifesta laddove si fa presente un ostacolo. Se io riesco a immaginare un campo in cui gli ostacoli sono stati in qualche modo allontanati prima, probabilmente quella disabilità ha meno modo di manifestarsi. Quindi il libro vuole essere una riflessione alla luce di quello che l'anno prossimo saranno i 30 anni della legge 104, ma anche alla luce di quella che è stata soprattutto la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e che peraltro ha dato vita in questo momento a questo disegno di legge, questa legge delega che noi approveremo in Senato nei prossimi giorni. Un'approvazione che in qualche modo dà ragione del cambiamento sociale che si sta dando e di come deve modificarsi la nostra percezione della disabilità, facendoci sentire tutti parte integrante di un sistema che prima o poi, se ci va bene, toccherà a tutti noi.